Dottore Masciari, parliamo subito dell'accordo tra l'ASP e il Marelli Hospital. Le erogazioni oncologiche saranno garantite fino a dicembre 2020. Assolutamente sì, in realtà saranno garantite anche dopo. Quindi puntualizziamo subito l'argomento che è di fondamentale importanza per la nostra utenza, per la nostra provincia. Abbiamo raggiunto un accordo con la struttura privata, alla presenza anche del generale Cotticelli, del commissario ad acta regionale, in base al quale la struttura privata continuerà regolarmente ad erogare le proprie prestazioni fino al 31-12, a valere chiaramente sulla produzione e la remunerazione dell'anno 2020. Il pagamento di queste prestazioni verrà effettuato per quanto riguarda il livello ASP, che si è assunta la piena responsabilità naturalmente di questo accordo, attraverso eventuali residui che verranno poi a maturarsi sui setting assistenziali aziendali da privato accreditato. Ulteriormente abbiamo sottoposto al commissario, al Dipartimento regionale della salute, alcune ipotesi per recuperare ulteriori somme da destinare a queste remunerazioni. L'ASP ha inoltre preso un impegno con la struttura riferitamente alla formazione dei budget per l'anno 2021, cioè noi tenteremo di far emergere anche dal punto di vista contabile, programmatorio, nostro, aziendale, un concetto che appare piuttosto evidente. Su questo genere di prestazioni, che sono tuttavia prestazioni ambulatoriali, simili quindi a un RX torace, si realizza in verità nella pratica una forma di attrattività della nostra ASP rispetto alle ASP regionali elevatissima, che raggiunge il 40% del budget complessivamente stanziato. È una, dal mio punto di vista, un'anomalia piuttosto evidente che va sanata, va corretta, al fine di garantire questo livello di assistenza che è fondamentale trattandosi di pazienti oncologici, quindi per definizione fragili, di garantirlo non soltanto ai nostri residenti, ma anche a tutti i cittadini calabresi che ne dovessero avere necessità. Quale potrebbe essere la soluzione a questa anomalia? La soluzione passa attraverso una rivisitazione di tipo economico-finanziario dei budget assegnati alla radioterapia oncologica. Esistono delle metodiche standard di costruzione di questi budget dove, rispetto alle quali, inserendo alcuni parametri aggiuntivi, tipo ad esempio la mobilità attiva, quindi l'attrazione che queste prestazioni, l'erogazione di queste prestazioni esercita rispetto agli altri territori calabresi, così facendo si riuscirà a costruire un'ipotesi economico-finanziaria di budget conferente con la realtà dei fatti. L'ASP di Crotone è stato sensibile e ha ascoltato l'appello del Marelli Hospital perché conosce la situazione dei malati oncologici, conosce i numeri e sa di che bisogno abbiamo. Noi siamo stati sensibili alla problematica sanitaria che qui da noi è veicolata dal Marelli Hospital. Tra parentesi, una struttura che eroga prestazioni di assoluta eccellenza, tant'è che, ripeto, il fenomeno della mobilità attiva deriva proprio da questo, dal fatto che c'è una struttura privata accreditata che eroga prestazioni di eccellenza con tempi di attesa estremamente ridotti anche rispetto ad altre realtà regionali. Chiaramente, dal nostro punto di vista, quello che emerge, quello che prevale è il problema sanitario, quindi noi quello dobbiamo risolverlo, chiunque ne sia il protagonista, quello ci riguarda fino a un certo punto, anzi diciamo che non ci riguarda proprio. Siamo comunque, devo dire, moderatamente soddisfatti perché sembra che tutta la questione si sia incanalata su un binario di ragionevolezza e soprattutto di efficacia. C'è la possibilità di una continuità di collaborazione tra il privato ed il pubblico? La collaborazione pubblico-privato è nella norma, è nella legge, cioè nello spirito del sistema sanitario nazionale. Non esiste una separazione veramente a tenuta stagna tra i due comparti. Cioè, sono due diversi modi di erogare un'offerta di salute.
Il privato d'eccellenza è un partner fondamentale per il pubblico. Chiaramente tutto dipende molto dagli atti di programmazione generale. Questo rapporto viene veicolato molto anche a livello regionale. Noi come livello ASP di fatto poi ci troviamo ad essere i soggetti che possono proporre alcune tipologie di interventi e sicuramente i soggetti che poi devono eseguire le determinazioni regionali. Tutti questi anni di commissariamento regionale hanno sicuramente martoriato il territorio crotonese in generale, la Calabria, ma sicuramente il nostro territorio è quello che ha sofferto e soffre di più. Il commissariamento è una modalità d'essere giuridica della gestione sanitaria, cioè non è la fine del mondo, è un fatto che è normato. È chiaro che poi, come per tutte le vicende umane, l'interpretazione che delle normative viene data dagli uomini è determinante. Cambiamo argomento. Parliamo dell'incontro avuto in prefettura per l'assistenza agli istituti scolastici in vista della prossima apertura il 24 settembre. L'incontro è avvenuto in azienda, non in prefettura. E c'è un motivo. Questa iniziativa è stata partorita dall'azienda sanitaria di Crotone, cioè è una nostra iniziativa autonoma che abbiamo assunto, devo dire, dietro una forte sollecitazione di alcune organizzazioni sindacali, CGIL e CISL. C'è stato all'epoca un incontro qui in azienda con le due sigle sindacali. Ci hanno un po' chiesto quale fosse lo stato dell'arte, come l'ASP intendesse o se intendesse impegnarsi oltre ciò che prevede la normativa nazionale e regionale rispetto al problema di apertura scolastica. E là ci siamo resi conto che in effetti noi, utilizzando le professionalità interne e utilizzando alcune risorse che ci vengono anche destinate dalle normative nazionali Covid, noi possiamo fare delle cose, dal mio punto di vista, anche piuttosto interessanti e importanti. Quindi abbiamo deciso di saltare il fosso e proporre direttamente poi al provveditore degli studi regionale e provinciale un'ipotesi di collaborazione basata su alcuni tipi di supporto tecnico, che in definitiva sono attività di formazione per i docenti, per il personale ATA e per i referenti Covid di istituto, attività di consulenza rispetto ai percorsi che i singoli istituti hanno già individuato rispetto a potenziali casi Covid, ma anche rispetto a procedure di sanificazione, per esempio, degli istituti. Tutto ciò che insomma ha a che fare col fenomeno Covid. Noi abbiamo, lo dicevo prima, professionalità notevolissime in materia, il nostro Dipartimento di Prevenzione, il nostro Ufficio di Igiene Pubblica, cioè, possiamo fornire consulenza a tutti i livelli. Infine, ma soprattutto, noi saremmo disponibili anche a fornire un servizio, di sorveglianza sanitaria attiva agli istituti, mediante l'utilizzo di infermieri di comunità o di personale medico delle USCA, da utilizzare, da attivare proprio nell'immediatezza del problema che dovesse sorgere in una classe di un istituto scolastico. Cioè là noi potremmo intervenire con personale sanitario qualificato e formato per cercare immediatamente di comprendere lo stato di salute dello studente, evitando anche magari qualche prevedibile e umano fenomeno di allarmismo, magari un po' più esagerato di quanto dovuto, per poi comunque naturalmente ricondurre il caso, il paziente, lo studente all'interno delle procedure standard che prevedono l'attivazione del medico di base, il triage di libera scelta, l'intervento preventivo, anche al nostro intervento dei genitori per le autorizzazioni di rito e poi insomma la presa in carico del caso da parte del Dipartimento di Prevenzione. Riteniamo che possa essere un momento di collaborazione istituzionale di un certo significato. Nella riunione che c'è stata ieri con i rappresentanti degli istituti scolastici provinciali abbiamo registrato un'adesione pressoché unanime, cioè anche un certo entusiasmo, devo dire, la voglia di collaborare
È un esempio di come poi appunto la collaborazione tra enti di istituzione pubbliche a volte, io dico quasi sempre, però prudentemente dico a volte, possa generare degli effetti favorevolissimi per le comunità. Quindi si sta procedendo con una progettazione, con una progettualità abbastanza significativa proprio per far sì che questa ripartenza scolastica sia in sicurezza. Come abbiamo visto, sono iniziati e sono già terminati gli screening dei tamponi per i docenti e per il personale della scuola, e la nostra provincia è una di quelle province che ha maggiormente risposto. Noi siamo, come percentuale di personale scolastico sottoposto a screening, siamo secondi nella classifica delle province calabresi. Questo è un risultato che chiaramente è venuto fuori grazie alla collaborazione importante dei medici di base, che sono loro i soggetti che la norma individua come titolari di questa attività. Quindi bisogna ringraziare i medici di base e soprattutto il personale che si è volontariamente sottoposto all'esame, perché sottolineiamolo, l'esame non è obbligatorio, è volontario. Quindi questo numero a noi ci fa intendere due cose molto importanti: la grandissima disponibilità dei nostri medici di base, il grande senso civico dei nostri operatori scolastici. Due domande da botta e risposta. Una è riferita alla struttura di Tufolo, agli ambulatori che dovrebbero spostarsi da Corso Messina, e l'altra gliela faccio per le guardie mediche, un altro neo di questa ASP. Su Tufolo mi sento di dire proprio sinteticamente, gli spostamenti avranno luogo quando noi avremo la garanzia non documentale, concreta, di aver realizzato tutte le opere infrastrutturali che a nostro avviso sono necessarie per fornire una tipologia di servizio che sia realmente efficiente. Quindi abbiamo in corso, in fase finale ormai, trattative con il Comune per la presa in uso di un'area limitrofa di 5.000 metri quadrati dove realizzeremo 200 posteggi auto. Quando tutto ciò sarà realizzato, allora io o chi ci sarà al mio posto, con molta serenità, potrò dire avviamo le procedure di trasferimento. Cioè, diversamente, accelerare sarebbe una cosa che non ha proprio cittadinanza nella logica. Rispetto poi alle guardie mediche, c'è stato stamattina un incontro in prefettura con i sindaci del comprensorio di Mesoraca. Abbiamo ulteriormente analizzato questa problematica che è annosa, che deriva da un fatto oggettivo che credo nessuno possa purtroppo modificare. Tutti gli avvisi pubblici di vario tipo che vengono pubblicati per il reperimento di personale medico da destinare a questo servizio vanno regolarmente deserti da diversi anni. Quindi la carenza di medici che possono coprire queste postazioni sul territorio è cronica. Non è allo stato superabile con gli strumenti giuridici a disposizione. Poi, se verrà fuori un'altra normativa, la adotteremo volentieri. Abbiamo cercato di reclutare non soltanto i medici, ma anche i medici in quiescenza, anche i medici di base, e purtroppo non si riesce. È un servizio di continuità assistenziale che in questo momento storico in Calabria, su alcuni nostri comuni, non è attrattivo. Bisogna prenderne atto e quindi cambiare completamente prospettiva. Tant'è che proprio oggi, dopo, ho riferito anche ai sindaci, soprattutto a Sua Eccellenza il Prefetto, di una discussione che in azienda è in atto da circa un mese e mezzo, perché naturalmente il problema non ce l'abbiamo ben presente, non dobbiamo attendere le convocazioni graditissime, tra parentesi, del Prefetto per affrontarlo. Si risolverà soltanto se questa azienda riuscirà a produrre un piano di riorganizzazione territoriale delle guardie mediche, che vada sul concetto di massima assistenza possibile alle popolazioni intese in senso di popolazione residente, cioè di numero di assistiti, un piano che dovrà essere necessariamente validato anche da un punto di vista politico-sociale, no? Dalla conferenza dei sindaci, e che dovrà essere sottoposto all'attenzione della Regione Calabria, perché la modifica di questi ambiti territoriali non è di nostra competenza. Giusto per essere chiari, i bandi vanno deserti perché i medici non hanno nessuna volontà a ricoprire quell'incarico.
Sono degli incarichi che evidentemente sul mercato del lavoro non sono attrattivi, non sono appetibili. Tra parentesi, registriamo anche che di solito abbiamo più facilità a coprire i posti di guardia medica su piccoli comuni rispetto ai posti disponibili su comuni più popolosi. Poi l'interpretazione di questa dinamica la lasciamo alla coscienza collettiva.